Pitfemi, benvenuti a casa Pit. E qua la situazione è veramente tosta. Io ho un'ansia, raga. Ho già l'ansia. Perché Ah, come vedete siamo in tre ovvio. perché l'avrete Dobbiamo visto. essere in tre. E Sì. no, infatti l'avrete visto, se non l'avete visto, correte immediatamente sul canale di Pimot perché c'è stata un'evoluzione in tutta questa vicenda che parte dalla tua famiglia. Va Che bene. dà grandi Dalla soddisfazioni, nostra, devo. guarda, perché c'entri Sì, anche tu. c'entro Sono anch'io. felice. Quindi c'è stata un'evoluzione e niente, ragazzi, allora, adesso c'è questa foto a cui noi dobbiamo per forza trovare una soluzione, trovare delle risposte. Io voglio sapere chi è. No, a me una cosa, perché ci stavamo interrogando prima, stavamo parlando, stavamo ognuno di noi supponendo determinate cose. La cosa che mi ha dato da pensare è che questa avventura che abbiamo vissuto, che è partita da me, oh raga, ci ha fatto di nuovo, non che avessimo litigato cosa, ma cercate di capire quello che sto dicendo, ci ha fatto unire, nel È senso... vero. È Sì, è come vero, se perché volessero che fossimo insieme. anche perché secondo me in queste occasioni, specialmente in questa storia che stiamo affrontando, ognuno di noi dà un pezzo fondamentale per la buona riuscita del tutto, anche perché sinceramente io ho un casino in testa che non ci capisco più nulla. No, ma perché è un mega puzzle. Eh sì, che probabilmente non so neanche se riusciremo a trovare tutti i pezzi di questo puzzle, però una cosa secondo me è certa, gliela dicevo prima loro, cioè vuole che siamo insieme. Sì. Sì. Chi può essere? Non lo so. Una tua parente? Beh, sì, era nell'album di famiglia. Io Sì. non lo so perché, ma ho questa sensazione che la prima persona a destra, ok? Sì. Ok, sì. Io non so perché, ma ho la sensazione che quella persona lì è mia nonna. Io sono convinta che quella sia lei. Anche Allora, io faccio una cosa. il fisico che ha. È da tua nonna. Ok, Sì. sentite, io faccio una cosa. Io accendo la black Ok. con la foto qua e vediamo cosa succede. Vai. Calma. Dategli un minuto e non facciamo domande. Diciamo solo quello che sentiamo. Mi raccomando, anche voi. Ok. Io gioco qui. Dino. Scrivete nei commenti cosa state sentendo. Ora. Innanzitutto. Innanzitutto. Padre nostro. Loro non sanno Noi. chi c'è prima. Pimot. Ma cosa c'hai attaccato tu? Ma non lo so. Posso sapere dove è stata scattata questa foto? Non capisco, puoi essere un po' più chiara. Dove è stata scattata? Posso sapere dove è stata scattata questa foto? Dove è stata scattata questa foto? Cos'hai capito? Giù, qua.
tecnicamente forse una tua parente potrebbe essere stata scattata qua? Sì, certo, questa era la casa di mia nonna. E chi? Beh, però il cerchio si stringe. Chi è morto in questa casa? Mia nonna no, mia zia, prozia no. I gradi sopra, quindi? Sì, potrebbe essere morta la parentela di prima qui. Domanda. Sei la persona nella foto? Sì. Sì, ci ha messo un po' a dirtelo, eh? È stato un po' di silenzio, sì. Poi te l'ha detto. Mi puoi dire il tuo nome? Sei parente con Debbie? Sei una nostra parente? E il cerchio si ristringe. Tua bisnonna era parente con sua bisnonna. Ah sì, sì. È vero. Adesso bisogna solo capire quali, perché ce ne sono tante. Okay. Tua bisnonna era l'unica figlia unica? No, non me lo ricordo. Ce ne sono tante. Sua bisnonna era parente con tua bisnonna, sì. Ma sua bisnonna aveva delle sorelle. Okay. Quindi in realtà se questa persona con cui stiamo parlando è parente con voi due, possono ancora essere più persone. Ah, okay. Ah sì, ok, potrebbe essere una sorella di mia bisnonna per dire una sorella di sua bisnonna. Ok, sei la mia bisnonna? Io ho capito sì. E poi? E poi oui. Oui, anche io ho capito oui. Te l'ha detto sia in italiano che in francese. E non è una cazzata, perché no. Parlano francese. Parlano francese, sì, assolutamente. No, poi i miei parenti sono mezzi francesi. Eh certo. Sì, però preferisco che mi parli in italiano. Te lo richiedo ancora, per sicurezza. Sei la mia bisnonna? No. Morta. Brava. Mm-hmm. Oh, ha detto quello. Non che ne hai di vive. Mi piace questa... Cioè, perché doveva... confermarlo. Perché in questa foto è morta. Che sia la morta, tu dici? Ah, porca vacca. Ok, quindi è confermato che stiamo parlando con lei morta. La persona ritratta in questa foto morta. E la mia bisnonna? L'hai detto. L'hai detto. Certo. Non sono convinta che questa è la mia bisnonna. Cioè, che mi stia parlando potrebbe anche essere lei. Perché effettivamente, se la mia bisnonna era parente con la sua di bisnonna... Quante sorelle aveva tua bisnonna? Che ne so. Non fare la mia domanda a me, perché non te lo so dire. Lì ce ne sono due attorno al letto. Sì, ma non... Io vorrei sapere, chiunque tu sia che mi stai parlando, chi è la persona ritratta in questa foto. Perché se noi abbiamo trovato questa foto non è un caso. Ci sono già accadute cose che sono coincidenze, ok? Però ce ne sono troppe di coincidenze. Esatto. Quindi secondo me non è un caso. Quindi voglio sapere chi è la persona ritratta in questa foto, perché se questa persona è stata fotografata in punto di morte vuol dire che era una persona importante o comunque c'era un motivo. Voglio sapere chi è questa persona, anche perché questa foto me l'avete fatta trovare, quindi adesso voglio delle risposte. Chi è la persona nella foto? Tua madre al brava, telefono. Brava, brava. Tua madre al telefono. E telefono continuavano a dirlo anche durante la mia sessione di Black. Bravo. Continuavano a dire telefono. Aspetta, cosa vuol dire tua madre telefono? Nome. Che mia madre
madre me l'abbia detto già al telefono. Ma tua madre ti ha detto 50 nomi? Di questa indagine qua te ne ha detti due. Teresa e Laura. No, io sto parlando di tutta la storia. Di Infinito? Indietro. Sì. Esatto. Te li ha detti tutti i nomi. Ci puoi dire il nome? Puoi tirare fuori Infinito? Porca vacca. No, io... 5. 5. La chiamata, perché stiamo tirando fuori Infinito. Perché merda. La chiamata. Mi chiedo dei brividi. Ah, la chiamata, sì, perché ha detto 5. Ha detto 5. Appena ho chiesto di prenderla. Raga, non ci credo. Madonna. Ho i brividi lungo la schiena, ma tu non hai idea. Cosa? È la prima cosa che ho guardato quando Paolo ha tirato fuori Infinito. Cosa? Guarda il dado. Porca vacca! Porca vacca! Non ci credo, raga. Raga, giuro, non abbiamo messo noi. No, lo potrete guardare in 50 video. Quando l'hai incerato, quando no? L'abbiamo incerato, quando abbiamo messo il dado lì. Raga, ho i brividi. Toglilo. Il dado? No. La foto? No, ha detto sì. Il dado? No, non c'è niente. Aspetta un secondo. Appena ha acceso la black, ha detto qualcosa. Gioco. Ha detto qualcosa sul gioco. È la prima cosa che io sento. Io gioco. Qualcosa del io gioco. Ha detto sì. Qualcosa del genere. Ok, non mi vuoi dire il nome? Questa persona morta c'entra con Infinitum? C'è.«Io ho capito una roba. Io ho capito una roba molto... Io molto, molto... Cioè, minchia. Ditela. L'ha fatto. Ho i brividi. C'è solo una persona che ha fatto Infinitum. Celeste. Celeste, sei tu? Ha detto sì? Qua dentro. Spegni le luci. Pimot. Aspetta un attimo. Vai a spegnere le luci. Ok. Perché ci hai fatto spegnere le luci? L'abbiamo fatto. Raga, sto spegnendo la candela. Si è spenta. Raga, si è spenta la candela. Riprova, riaccendila. Riaccendila. Accendi la candela. Luce. Accendi la candela. Non va. Anche la mia. Non va. Ma accendila. Perché ci hai fatto fare questo? Dimmeli. Pimot, dimmeli. Cosa devo dirti? Non lo so. Cos'è, dimmeli? Non lo so. Cosa ti devo dire? Celeste, sei tu in questa foto? Celeste, sei tu morta in questa foto? Ovvio. Oh! Raga! La prima volta che brilla, È la prima volta che brilla. Porca
Porca vacca! Guarda. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Paolo è la creatrice di Infinitum. Guarda. È la creatrice di Infinitum.